Salve, oggi voglio mostrarvi il nostro nuovo rilevatore professionale di radiofrequenza. Questo è un apparato professionale che si presta per effettuare delle bonifiche elettroniche e per il rilevamento degli obiettivi delle microcamere o telecamere in generale. L'apparato è composto con due antenne omnidirezionali. Al centro qui possiamo notare il monocolo che serve appunto per poter visualizzare le lenti dei dispositivi di videosorveglianza occultati naturalmente. Qui abbiamo un display che adesso andremo a vedere in particolare e qui abbiamo una serie di tasti che servono appunto per navigare all'interno del menu del rilevatore. Lateralmente abbiamo la presa per l'alimentazione della batteria ricaricabile da 4A e abbiamo una micro SD che ci serve per poter memorizzare gli eventi, cioè significa nel momento in cui noi decidessimo di metterlo in modalità archivio, lasciamo l'apparato lì sul posto o possiamo anche noi presenziare la bonifica e registrare tutte le frequenze che andremo a rilevare nell'area sottoposta alla bonifica. Lateralmente qui sopra troviamo l'entrata per il jack degli auricolari che sono forniti all'interno del kit unitamente a un alimentatore da rete 220 volt. Qui dietro potete notare un altoparlante se vogliamo ascoltare appunto il suono che emette il rilevatore nel momento in cui rileva le varie microspie, e qui abbiamo una serie di LED che poi andremo a vedere in particolare, che servono per illuminare le lenti, le ottiche, e per farcele poi per rivedere all'interno appunto di questo monocolo. Ora andrò ad accendere l'apparato si accende tenendo premuto il tasto centrale. E come vedete qui ci troviamo in presenza di 7 scale che ci indicano le varie frequenze che l'apparato può rilevare, cioè Wi-Fi, 3G, 4G, Dual Band, GSM. Qui lateralmente vedete che abbiamo una scala di frequenze analogiche. Tutte queste sono digitali e questa in particolare ci rileva appunto le frequenze dei dispositivi radiofrequenza analogici. Qui abbiamo dei tasti, che non è touchscreen ma ci dovremo spostare con le frecce, per l'audio demodulazione andremo a vedere. L'audio demodulazione ci permette di riascoltare l'audio trasmesso dalle classiche microspie analogiche, ok, non digitali, perciò non potremo riascoltare le trasmissioni GSM, Wi-Fi, UMTS e quant'altro. Qui abbiamo la selezione mute che ci dà la possibilità appunto di mettere in viva voce il beep dell'apparato. Possiamo spostarlo in vibrazione, come vedete si accende questa icona, ci indica l'apparato, perché non potete sentirlo nel video, ma sta vibrando. E qui abbiamo sia il beep che vibrazione. Adesso siamo ritornati in muto. Qui sotto abbiamo l'archivio che ci indica, in questo caso non c'è nulla, ci indicano appunto tutte le varie frequenze che andremo a riscontrare. Qui c'è il camera detector, che poi andremo a vedere nel particolare, che serve per rilevare le ottiche delle micro telecamere. Qui ci abbiamo quel settaggio dove andremo a settare la data, l'orario, se vogliamo appunto il data logger, cioè registrare o meno gli eventi, e black light se vogliamo la luce sullo schermo. Adesso usciamo e facciamo una piccola simulazione. Come vedete l'apparato già sta reagendo qui sul 3G, che probabilmente sta rilevando delle frequenze. Una particolarità dell'apparato, se noi ci spostiamo con le frecce, come vedete si è illuminata adesso
la colonnina del wifi e ci vado a cliccare dentro, possiamo appunto vedere qui in alto la soglia della sensibilità. Quindi in questo caso adesso andremo a fare una piccola dimostrazione. Lo mettiamo e andremo ad attivare una microspia analogica. Ok, come vedete, come ha attivato la micro, adesso la vado a spengere, l'ho spenta, vedete la scala scende. Come la riattivo, la scala si alza al massimo. In questo caso adesso andiamo a fare anche la audio demodulazione. Dobbiamo attendere qualche istante che la macchina si calibra. Ok, in questo caso adesso noi stiamo riascoltando l'audio trasmesso dalla microspia. Ora, ora, 1, 2, 3, prova, 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 prova. Come potete notare, io mi sto spostando notevolmente dal rilevatore e come vedete, e potete ascoltare, il rilevatore mi sta trasmettendo, mi sta facendo riascoltare l'audio della microspia. Se vedete, la distanza è notevole, cioè significa che se io sono in un ambiente e sta trasmettendo appunto la microspia analogica, abbiamo la possibilità di poterla riascoltare ed avere in quel caso la prova del 9, cioè significa che sto riascoltando appunto la mia voce in quella stanza trasmessa da un'eventuale microspia analogica in trasmissione. Se poi notate, avvicinando l'apparato al ritorno, e ciò mi indica appunto che abbiamo una microspia analogica, per non dire che è importante, in trasmissione non GSM. In questo caso adesso tornerò sulla, diciamo, videata principale e in questo caso andrò a, appunto, a rilevare la frequenza di trasmissione che mi indica che è 398 MHz, è la frequenza di colore rosso. Ora spengo la microspia e noterete che la scala adesso mano a mano scenderà e non rileverà più nulla. Ok, ora faremo una prova, prendo un telefono, faremo una prova con un adesso farò una simulazione di una trasmissione GSM. Ok, e qui vedete 800, 900 e 1800, chiamiamo 187 e come vedete io adesso mi sposterò. E qui nella scala principale mi indica appunto la frequenza che sta rilevando. Adesso aggancio la telefonata e fra qualche istante sparirà. Ok. Una cosa molto carina e unica nel suo genere di questo apparato è la possibilità appunto di rilevare la distanza delle varie microspie. Ok, in questo caso mi sposterò in setting. Attiviamo il data logger, così avremo modo di tenere in memoria le frequenze.
sono entrato in demodulazione audio e se notate qui sotto questo pulsantino mi dice misura la distanza. Ora con le frecce mi sposterò all'interno, diciamo di fare la scansione, e ci sposteremo. Come vedete qui riporta 0 cm. Ora andremo a azionare, a mettere in trasmissione questa microspia e noterete subito il cambiamento. Ok. Ora mi sta indicando, come vedete, 6 cm, 5 cm. Ora la allontaniamo. Diamo tempo all'apparato di refresciare. E mi sta indicando 3 cm di trasmissione in 30 cm. Adesso la sposteremo ancora di più. Facciamo nuovamente la scansione. Ok. Prendiamo qualche istante. Indica una 30ina di centimetri, 40 centimetri, vedete 70 centimetri. Ora spostiamo un po' più in alto, lì dovremmo stare intorno a 1 metro, infatti vedete 110 centimetri. Ora la spostiamo ancora di più e la mettiamo qui. Come vedete indica 2 metri e 30, un paio di metri, se vedete la distanza c'è. Ora la riavvicino, ogni volta bisogna attendere qualche istante che l'apparato riaggiorna il sistema, infatti vedete è sceso a 90 cm, come vedete ci siamo, se ti allontani fa vedere un po' la distanza, quindi che 90 cm. Mi avvicino ancora di più e siamo scesi a 60 cm su per giù. Ora l'avviciniamo ancora e mi dà una 40ina di centimetri, ci dovremmo essere su per giù. Cioè significa che quando io mi sposto con l'apparato, eccolo qua, mi indica circa 1,5 metri, quasi 2 metri. Se mi allontano ancora di più mi indica 3 metri quasi, 2,80 metri, 2,90 metri. Naturalmente questa è una distanza approssimativa, eh? Mi sta riprendendo? Ok, se adesso mi avvicino noterete in questo caso adesso è calato a 70, 1 metro, 1,20 metri, e se vedete la distanza è quella, la micro qua, qui ci siamo, 1,20 metri. Ok, qui abbiamo visto appunto l'apparato come reagisce nella misurazione della distanza. Ora la spengo, come vedete cala e lo strumento mi indica 0 cm perché naturalmente non c'è più nulla in trasmissione. Ok, ora torniamo indietro e vediamo se l'apparato ha registrato qualcosa nell'archivio. Come vedete qui riporta la data, scusate, il numero del file del, diciamo, dell'archivio, e lo andiamo adesso a analizzare. Qui vedete una sorta di analizzatore di spettro dove mi va a indicare le varie frequenze e quello che ha rilevato. Entriamo nei dettagli e qui mi indicherà una serie di frequenze, dove vedete il rosso significa che era una, diciamo, forte trasmissione, il giallo, diciamo, una trasmissione media, e il verde è una, diciamo, trasmissione molto lontana.
come potete notare qui 18, 16 è una trasmissione sui 250 MHz, 241 MHz, che è la microsfera che abbiamo attivato prima, quella analogica. Invece in alto, quella che vedete più forte, il rosso, mi sta indicando una trasmissione su un digitale. Ok. In questo caso adesso riusciamo, possiamo scrollare e in questo modo torniamo. Cancelliamo con Delete, ok, e torniamo sulla videata centrale. Adesso andremo a vedere il funzionamento per rilevare le micro telecamere. Passiamo su Camera Detect. Qui abbiamo 5 modalità di intervallo della luce dei LED. A che cosa serve questo? Per riflettere la lente dell'eventuale dispositivo di videosorveglianza. Qui nella stanza abbiamo occultato delle micro telecamere che adesso andremo a rilevare. Oh, potete vedere qui in particolare questa microcamera che è nascosta all'interno di quel libro. Ora proviamo a cambiare la velocità. Dovreste vederla. Ora rallentiamo un po'. Forse magari avviciniamoci un po'. Spostiamoci magari su questo che in questo caso adesso proviamo a vedere questa nascosta sotto al cappellino. Vedete, si inquadra molto bene. Facciamo la prova qui perché purtroppo non l'abbiamo vista molto bene. Con questo caso qui si vede benissimo. E anche qui diciamo che naturale che fare una ripresa con la telecamera non è proprio molto molto semplice, però l'apparato reagisce molto molto bene. Ok, penso di avervi detto tutto. L'apparato adesso lo possiamo anche spengere. Come ripeto, questo è un apparato che ha un'autonomia di batteria di circa 3 ore in funzionamento, rileva da 10 MHz a 6 GHz di frequenza, ha diciamo, un ampio spettro di range, molto molto sensibile e ideale per chi appunto vuole effettuare un servizio di bonifica professionale. Come al solito vi ringrazio per averci scelto, vi auguro una buona serata.